Benvenuti ragazzi in questo nuovo gameplay arcade. Io sono Vivisector, se volete farmi compagnia perché molti dei miei viewers sono in vacanza, sono rimasto ormai da solo in live. Trovate come sempre il link in descrizione per il canale Twitch, per la pagina Facebook, Instagram, che è più un sito personale che altro, però su Facebook pubblico news e quant'altro riguardo il mondo dei videogames e non solo. Niente, trovate il link in descrizione. Adesso, ragazzi, andremo a giocare un titolo che fortunatamente ho avuto la fortuna di giocare in sala gioca. Si chiama The King of Dragons e mischia un po' di somiglia un po' di giochi tipo Knights of the Ground, quello là, diciamo, dove stava insomma Lancillotto, eccetera, eccetera, e i vari Dungeons and Dragons. È più molto, cioè, è più arcade di Dungeons and Dragons. Infatti, è un sì, è più, molto più arcade. Dungeons and Dragons ha molte più cose che si possono fare. Però è un titolo che mi è piaciuto veramente tanto. Ringrazio Emulare. Trovate il banner nel mio canale Twitch se volete seguirlo, che me l'ha riportato allegramente alla mente. Infatti lo farò volentieri, lo proporrò, condividerò la mia esperienza oltre alla storia che vi ho raccontato. È un gioco che ci sono un po' di più affezionato perché fa parte della schiera di giochi che trovavo nella affezionatissima sala giochi del luogo marino dove mi recavo in vacanza in estate, il mese di luglio. Che dire, basta chiacchiere, intanto che cambio schermata, è fresca la notizia che Emu Paradise non renderà più disponibile il download dei giochi, perché ha paura di ripercussioni. Nonostante sia viva da un sito vivo da parecchissimi anni, chiude quasi un capostipite ed è veramente brutta, brutta, brutta come notizia. Non so, cioè, vorrei dire tante cose su questo, ma King of Dragons, eccolo qua. Direi di passare direttamente al gioco e amen, e non pensarci più. E non pensarci più. È un gioco sempre, diciamo, che resta sul fantasy, eh. Ovviamente la maestra è sempre lei, Capcom. Un picchiaduro a scorrimento. Mi ricordo che a me piaceva tanto l'elfo, raga. Prendevo veramente tanto l'elfo. Però direi di provarli tutti dal nano, eh. Ah, chiaramente somiglia molto anche a Golden Axe. Ah, tra l'altro come super mosse c'erano che trovavi queste sfere che ti permettevano di scusate, voglio solamente assicurarmi che non abbia più pulsanti questo. 1 e 2, ok. Mamma mia, quanto l'ho amato sto gioco. Pure le musiche, la pixel art, è tutto perfetto, tutto. Dammi un po' la voce, ah.
Andiamo altro boss. Il Minotauro, aia. Ah, qua mi sa che potevi scegliere solamente un... Sceglievi solamente un eroe. Ciao Alex! Sceglievi solamente un eroe e con quello andavi avanti. Ah no, ecco. Ti faceva cambiare. Ok, fatto il dwarf, io direi di... utilizzare questo qua, il fighter. No, cacchio, l'ho sprecato. Ma meno male che ce ne hanno dato un altro. Ehi. E direi di proseguire con questo fino alla fine, perché così lo boostiamo di livello, dai. Come va, Alex? Ah no, li sale comunque tutti i personaggi, ok. Ecco, questo è un boss che mi ricordo in sala giochi creava un bel po' di problemi. Mollami, mollami. Sprite di Capcom delle fiamme era un po' più diverso rispetto al solito. E va a cacare. Cioè, era difficile, oh. Minchia, oh, ma questo è prima. Ha fatto una brutta morte. Caverna dell'Idra. L'elf è rimasto a livello 3. Stiamo un po', dai. Facciamoli vedere un po' tutti i personaggi. Questo è un capolavorissimo, non un capolavoro. Congelato.
ricorda vagamente un po' il Signore degli Anelli pure, almeno dai personaggi. Così è uscito comunque parecchio tempo prima del film sto gioco. Fa un po' schifo, l'elfo. L'elfo è un po' bruttino da utilizzare. Si ispirava a diversi titoli anche. Sì, no, ma questo l'ho detto prima. Che era ispirato a parecchi titoli, eh. The North Island. Vediamo un po' il clerico com'era. Il mago mi fa un po' schifo da usare. Sì, beh, questo qua sì, è diciamo molto più arcade rispetto ai titoli. Ai titoli che a cui si è ispirato, assolutamente. Sì, Aquaman qua. L'armatura riesce a fare sti salti. Vabbè, ci manca solo il mago, assunto, vediamolo. Prende sta catena, no? Alex, deduco che tu questo qua l'abbia giocato a suo tempo, Te l'abbia goduto anche appieno perché era uno di quei titoli che giocava chiunque. Sicuramente eri più grandicello, quindi.
Vedo che però a livello di boss erano poco ispirati, eh. Era spesso presente nei bar nei tale giochi. Sì, questo sì, era facile da trovare. L'ho trovato. La sala giochi a cui ero più affezionato. Cioè, proprio il mago, se li becchi di faccia, li ammazzi subito. Era poco costoso, beh sì, sicuramente. Vedendolo, rivedendolo, rivivendolo adesso, devo dire che come lavoro è un po' grezzino, eh. Però raga, questo era il top che si poteva ottenere all'epoca. Sì, vabbè, l'ho detto che sotto alcuni aspetti somiglia anche a Golden Axe. No, cavolo. Pensavo che lanciasse la pietra, invece ha dato il pugno. Mago mi sa che è salito tantissimo di livello, eh. Infatti è level 8. No, vabbè, adesso ci bussiamo quello là che più mi aggrada perché somiglia tanto ai vichinghi. E pioggia di meteoriti. Spettacolo. Ammazza, questi teschi com'erano infami, eh. I teschi sono sempre stati infami nei giochi. Dio, questi raga me li ricordo, sti nemici qua. Piacevano. Cosa? Ah, maledetto, ha preso.
Mazza, quanti ragni c'erano in stallo? Gli arachnofobici ringraziano perché... l'albero. Il Red Dragon. Dobbiamo andare a cercare il Red Dragon. La grossa. La spadona. Prendo questo perché c'ha la spadina. Ha reagito. Cambiamo un po' l'azione. In che senso, Alex? Beh, sicuramente Capcom di sto genere qua ha fatto di meglio. Manco, senza manco che ve li dico, diciamo, i picchiaduro a scorrimento. Però questo qua, è la verità. Eccolo qua, il Red Dragon, raga. Non mi dire che è così easy. Hanno più oggetti con i quali interagire. Vabbè, sì. Diciamo però che l'idea di non dare agli eroi una, diciamo, una super mossa, però al contempo dare quegli oggetti che trovi nelle casse, era buono, non era malvagio. È morto il drago, ma quello è vivo ancora, però scudo. Vabbè, il boss alla finale è quel castello lì sicuro. Ma perché quello non si è trasformato in un... andiamo avanti. Mettere l'effetto quando gli castavi sulle gengive. In che senso? Ah, dici, ho capito che cosa intendi. Lo vedi così, vedi, te lo puoi portare tu. Che palle sto cosa. Quello che non mi piace di sto gioco è che non puoi correre. In
capito, a volte nei picchiaduro a scorrimento fanno sta cosa che non puoi far correre il personaggio. È veramente brutta. Soprattutto perché ai nemici gliel'hai data questa animazione, perché non darla manco? Poi non ho capito, lo scudo è per bellezza. Palle drago però, eh. Due draghi, ma come? Che sei quasi morto, vai che sei morto, vai. Oh, Arthur. Beh, dobbiamo salvare la principessa. Underpass, puoi stare il nostro castello. Vai, vai, con questo lo devo bustare, cacchio. Oh, pure le mummie, spettacolo. Oh, molla, molla. Queste sono toste, però. Molla. No, no, non spari, non spari. Fanculo tu. Cioè se queste mummie sono bastarde, oh. Se te mettono tutto le fa. Accoppano. Che cazzo di boss è, raga? No, te li ho uccisi con la mossa di risorge, settaglio. Bella Coltness! Ribuonasera a te. La fortezza. No, aspetta, io vado avanti, aspetta, cioè me lo sto giusta. Thank you.
Mi mortaccio, come si leva questa cosa da dosso? Botta di fuoco, non è morto. Mimic. Il Mimic, oh no. È una cassetta di merda. La principessa. Dungeons and Dragons, le casse mostre si chiamano Mimic. Ma questo non è... non è Dungeons and Dragons, questo è King of Dragons. Mi ha conficcato la cuspide dello scudo nel petto. Oh, santo, come morì? No, guarda là. Non ci voglio rimettere il gettone, muori. Sì. Pessa. Davanti col fighter ormai gli altri l'abbiamo visto. Di nuovo. Cazzo, sono due, mo. Se però era da mangio gettoni sta cosa. Ma chi stavo menando per primo? Non mi ricordo. Non avrei altri gettoni da me. Maledetto tu sia. Alzati, oh. Boom. Non lo so. Sai? Mi sa che più che indietro è in basso. Che spadone che ho trovato. Ciao Style, King of Dragons, sì. Infatti non lo usi lo spadone che hai trovato, eh. Ma guarda sti cosi del cazzo. Oh.
Guarda, prova a farlo, vediamo. Sì. Tecniche avrei potuto utilizzare fino ad ora, ma... Oh. Questo sta in discoteca, sto mago. Punz, 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 punz. Ricordavo bene, ma non sempre si ha la prontezza di Flash di farlo, ci sono troppi nemici intorno a... Vabbè, quello sì. Bossone finale. Che li devono fare sempre volanti. Che un po' di fuoco, da boom 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 boom. Ma chiaramente questo avrà la resistenza di. Ti ha già ucciso, li mortacci. Devo evitare quelli là viola. Sì, questo qua era abbastanza complicato da finire. Vabbè, diciamo che bastava stare un po' attenti, perché mo sto giocando. Sto giocando a cacchio, però. Ecco, no, anche se stai attento ti becca. Oh, due botte mi ha dato, ma distrutto. Vai a cacare, va. È bello lungo, pensavo fosse l'ultimo. Mi sta dando sempre nuova roba. Come faccio a cambiare il personaggio? La voglio vedere. Mi sa che è un drago rosso gigante. Sì, vabbè, Red Dragon, infatti si chiama il nemico da sconfiggere. No, pensavo... Con sullo sfondo il suo tesoro. Ma mi ricorda leggermente... naccia. Mi ricorda leggermente l'Hobbit. Ah, bastardo di un lupo. Ecco, mo cominciamo a diventare un po' ripetitiva la cosa, però Ah, questo sputa le fiamme e sputa il ghiaccio. Mamma mia, ammazzare. Non lo colpisce a questo. L'ultimo
Ma perché mi deve sempre colpire? Io non l'ho capito sta cosa. Amore ammazzato, oh. La viverna questa, non era un drago, una viverna, attenzione. Andiamo un po', dai, mettiamo un po'. Guardalo, però questo è il megascione. Nacciasan. Cosa bella che cambia l'espressione, come l'omino di Doom cambia l'espressione anche. Buonanotte, papà. Brutta però quest'unico movimento che gli hanno fatto, incredibile. Concentriamoci su questo, vai, vediamo se per... Dov'è? Dov'è? Easy, easy. Mi ricordo perché prendevo l'elfo, perché con l'elfo da lontano li facevi i nemici. È bello lungo, è più longevo di quanto mi aspettassi. Eccolo il tesoro. Infatti ci si mette di impegni possono comunque fatti senza rimanerci i soldi. Sì 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 no ma... La mano non ho capito se si può colpire o no. Lo vedo più infamato, o sbaglio? Ah, il fuoco si può parare, uno a sapersi. Che però se è tosto, guarda, non scende la vita.
Cazzo, stavo colpendo così bene. Cazzo, devo parare. M'ha fatto la vita. Lo stavo per uccidere senza mai morire. Ogni pezzo di cosa. No, qua gliel'ho regalato proprio il colpo. Anche qua. Ma qua ti incazzavi però, perché dicevi minchia, l'ho quasi fatto, Dovevi mettere il gettone per finirlo, guarda. E uno non glielo metteva perché dice cazzo, così il gettone poi finisce. Il GVP. Fiero. Certo che fare la scritta azzurra su uno sfondo azzurro ce ne voleva, Sì, sì, è un giocone questo, per carità. È un maledetto giocone, soprattutto chi ama questo genere fantasy. Che belle le animazioni delle Shimopi, questo si chiama. Quello si chiama Hook. Sì, quelli là di Dungeon and Dragons. Sì, sì. No, si chiamano proprio Dungeon and Dragons. O dici solo quelli ispirati? I Dungeon and Dragons mi piacerebbe portarli. Ciao Core! Mi piacerebbe portarli, però devo essere sincero, non ho sbagliato scena. Non lo so, vedremo. Perché sono troppo GDR-usi per i miei gusti quelli là. Dillo che sono core tuo, core mio, sei venuto proprio tardi. Questo non è essere buono, core mio. Che dire ragazzi, questo era il gameplay di The King of Dragons, titolo che ho detto che fortunatamente ho avuto il piacere di giocare in sala. Se volete venire a farmi compagnia nel mio canale Twitch, trovate il link in descrizione. Se volete seguire anche i miei diciamo pagine Facebook e Instagram, trovate come sempre in descrizione. Ho anche un canale Telegram che non utilizzo quasi mai, però se volete scambiare due chiacchiere basta che venite su Twitch e ve lo passo. Detto questo raga, sono quasi le 10:30, sto da quasi 5 ore live, anzi sto più o meno da 5 ore, non contando che una live ho dovuto rifarla, quindi direi che ci troviamo sulle 5 ore.
Metto il canale Telegram. No, no, Core, tanto adesso stacco, quindi tratto del canale Telegram devo mettere il come si chiama? Il comando. Vabbè, ragazzi, io lascio non so se fare un altro gioco oppure no, metà, ragazzi, da 5 ore in live, tra l'altro Medal of Honor mi ha anche stressato un bel po'. Quindi direi di chiuderla. La chiudo qui. Grazie per la compagnia, grazie Coltress, buonanotte Alex, buonanotte Core. Lasciamo il raid da... Vediamo se ci sta Critical Nerd. Dovrebbe essere in live, sì. Quindi facciamo Lost a Critical. Anzi, facciamo proprio il raid, così ci andrà direttamente. Ciao ragazzi!